Solito devo dire qualcosa per forza in questi primi minuti di video, intanto che vi connettete, perché sono stato redarguito circa i secondi in cui non ci siete ancora e io non parlo. Giustamente, avete fatto bene. Quindi, ecco, tra l'altro, avevo intenzione, ma parlo non più di 5 minuti fa, di far partire la live chiedendovi una cosa che non mi era chiara e naturalmente nel frattempo me la sono già dimenticata, quindi magari mi verrà in mente nel corso della live. Ecco, era qualcosa su un funzionamento di qualcosa che non mi ricordo benissimo. Ciao, non ho visto chi sia connesso, aspetta, Zuwand, il primo nick non lo leggo perché è blu e quindi ma figa, credo di aver qualche problema di daltonismo a sto punto. Sofana, ho scoperto di essere tuo figlio, non credo. Casuz, Zuan, 03, buongiorno a tutti. La categoria è giusto? È giusto, la categoria è giusto. Perché forse, cioè vorrei dirvi, forse ho trovato il modo di farla corrispondere subito senza dover star qui a chiedervelo, ciao Frenzo. Ma purtroppo non mi fido e a quanto pare è un problema dell'applicazione di Streamlabs per iOS e quindi poco ci posso fare. Buona domenica. La vedo anch'io, di solito no, benissimo. Grazie. Grazie per la conferma. Quella, mi sono già spaventato. Chi è? Guardiamo subito chi fa partire questa domenica. Skuldi. Grazie. Yes, giusta, 4 chiacchiere, benissimo. Molto, ma molto, ma molto bene. Yes, giusta. Buona domenica a tutti. Ma tra l'altro, il buona domenica... Cioè, perché si dice buona domenica e non buon sabato? Cioè, la buona domenica è quasi un augurio, se vogliamo, cristiano. Cioè, che c'entra con la religione, credo. No, per carità, non è che mi dà fastidio. Ci mancherebbe, però... Ciao, Veccio. Ciao, 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 ciao. Ostia, che bella Harley. Vabbè. Questa qua sta già... Allora, il programma di stamattina è stato sveglia alle 5, come al solito, perché questa qua rompeva i coglioni. Sono messo a giocare ad Assassin's Creed ancora, e ancora, e ancora. Cioè, io più sto giocando, più sto eliminando cose da fare, cioè abbandonare, tipo non faccio più le secondarie, non faccio più... non svelo più i punti di domanda che ci sono sulla mappa, cioè teoricamente faccio solo le principali, ma porco Diaz, non c'è verso che finisca sto gioco. È veramente una sofferenza, ma pensate, vi ricordate quando ieri facevo il discorso sull'incoerenza tipica dei videogiocatori? Anche questa è una dimostrazione, no? Cioè è un gioco che mi sta facendo cagare. Ma ci ho investito talmente tante ore che mi spiacerebbe abbandonarlo a teoricamente poco dalla fine. Mi hanno preso a vaginologia, l'unica occasione che avrai per vedere un po' di figa su un libro. Buongiorno e chat. Figa fare? Ma che ci fai? Non scrivere in caps che dopo ti bannano, forza. Buongiorno maestro. Tra l'altro l'avevo già fatto, ma... proseguo con questo ringraziamento perché non faccio dei numeri astrali, per carità di Dio, ma sono strafelice per i numeri che sto facendo qua su Twitch di spettatori. E nonostante, cazzo, quando avessi cominciato tutti mi dicevano no, figa, hai bisogno di moderatori, così, e invece tutto sommato vi state comportando da Dio e vi ringrazio. Il bot di Streamlabs funziona bene, anche se poco, ma perché ha poco da intervenire, quindi davvero vi ringrazio di cuore. Con il tempo che hai speso su sì, finivi 6 volte Death Stranding? No, assolutamente non è vero, purtroppo no, non sono d'accordo. Bene o male, tra tutti i miei amici che conosco e che abbiano finito Death Stranding, so che comunque meno di 45-50 ore non ci hanno messo, a volte anche di più. Quindi io sono a 85 di,
di Assassin's Creed, quindi col cazzo che avrei finito 6 volte. Hai ragione a dire che piuttosto di giocare un titolo di merda come Assassin's Creed avrei fatto meglio a proseguire con Death Stranding. C'è un unico problema, che in Assassin's Creed, con tutti i suoi 1000 difetti, ci sto giocando da tante ore, ma sto anche giocando tanto, cioè proprio a livello di gameplay, a livello seppur ripetitivo, seppur banalotto come gioco, però sto giocando e quel giocare mi diverte, se no vabbè ovviamente l'avrei abbandonato, ecco. Death Stranding invece no, non che non mi divertisse, però c'erano tante parti in cui non facevo un cazzo se non stare in equilibrio con i pacchi sulla schiena. E una cosa che non sopportavo, ma è un problema mio, era, diciamo, passatemi il termine, ostia, non vedo niente, l'impostazione, la preparazione del viaggio del protagonista, Sam, mi sembra. Perdevo troppo tempo a cercare di capire cosa portare, quanto peso portare e compagnia cantante. Dopo so che col tempo sarebbe diventato più automatico, ma no. Buongiorno Marco, guarderai Lens On? Ostia, non ho visto. Aspetta. Lens On dei Giappo con PS5. Ne parliamo tra poco, visto che ne voglio parlare non di questo argomento specifico, ma di qualcosa di collegato. Troppe secondarie per accontentare chi vuole giochi da 50 ore. Non so se stavi parlando però di Assassin's Creed o di Death Stranding. Ok. Porterai ogni tanto le live serali con qualcuno del gruppo di Gamefathers? Sì, prima o poi sicuramente. Il più in lizza è Lodos. Ma più che serali direi pomeridiane. Poi vedremo. Col tempo cercherò di capire. Perché il problema è che se io faccio una live serale vuol dire che spedisco moglie e figlia a dormire da mia suocera. È figa, lo posso fare una volta. Due. Alla terza c'ho già il divorzio. Quindi, insomma, vi voglio bene, per carità di Dio. Mi piace un casino fare queste live, però capitemi che non vorrei prendere i soldi da Twitch per pagare gli avvocati. Ecco, diciamola così. Pochettino man. Lodos va bene per le live dalle 5. Dalle 5 del pomeriggio, non alle 5 di mattina, intendevo, bigolo. Oh, buongiorno, bellissimo, grazie. Grazie, vi ringrazio, perché seppur in molti facciano pensare alla mia vecchiezza, si dice vecchiaia, lo so, in molti mi state dicendo che mi scopereste da mattina alla sera, quindi vi ringrazio e ricambio e ricatapulto a voi questa vostra intenzione. Allora, va bene per lo strip poker, vabbè, com'è il tempo Marco? Oggi è bello e fa caldo, infatti sono troppo vestito per girare con... Figa, questa qua dorme già, brava! È per forza, figa, non dorme di notte. Dunque, Farenz, un titolo che compreresti per svengerne... Ah, mo', PS5. L'unico titolo che comprerei è Ratchet & Clank, ma non esce al lancio, quindi se comprassi una console al lancio comprerei Watch Dogs. Olè! Marco, è ancora PlayStation Vita? Certo. Non segui le mie live, perché la settimana scorsa l'avevo accesa in live giusto perché non me lo ricordo, perché era stata tirata, avevano tirato in ballo, ecco. Provo per te quello che tu provi per Mottura. Ah, bene. Quindi una sorta di attrazione sia sessuale che, come dire, emotiva, ma bloccata dalla vostra, un lapsus, eterosessualità, benissimo. Ciao Giulio. Ostia, un sole che spacca in pianura padana. Vabbè, figa, non è che sia così raro, eh. Bene, il titolo della live c'entra con Doom Eternal? No. La mia PS Vita si è abrasata così, a caso, manco la usavo. Probabilmente proprio perché non la usavi. Ciao Farenz, ti interessa Crash 4? No. Ogni live c'è sta domanda. No. 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 Marco, ma con tutte queste camminate gli addominali sono spuntati? Allora, gli addominali non sono spuntati e
se spuntassero, credo che sarei l'unico uomo della Terra che gli viene fuori il six pack camminando, cazzone. Oggi pasta al pesto? No, oggi crespelle, credo ai funghi, perché oggi è il compleanno di mia mamma e quindi ha fatto da mangiare in maniera meridionale con 250 portate. Colazione con Farenz, figa. Me coglioni, buone le crespelle. Auguri a mamma Farenz, ma sei mezzo... No. Ieri iniziato e finito Shadow of the Colossus. Che belli i giochi quando duravano 5 ore. Bravo. Mi piacerebbe giocare un gioco ancora così, senza dover riprendere un gioco di 20 anni fa, ovviamente. Che... ma sicuramente c'è. Soprattutto se vai a spulciare il mercato degli indie. Però che mi sapesse anche dare delle emozioni, non tipo Shadow of the Colossus, per dire. Meraviglioso. Uno dei giochi da top 10 epoca PS2, sicuramente. Intanto che sto parlando e ruttando, sto pensando a quelli che potrebbero essere i 10 giochi più belli dell'epoca PS2. Però, figa, farei veramente fatica a stilare una classifica del genere, ma per il semplice motivo che non li ho esposti sullo scaffale, perché quelli che ho sullo scaffale lì in casa sono dalla PS3 in poi, e quindi no, sicuramente me ne dimenticherei qualcuno. Top 10 PS2 in live, ecco appunto, perfetto. Ma quanto è quotato Last of Us 2 Remake su PS5? Vabbè, sicuramente, cioè, non è che ci sia bisogno di quotazioni. Wii Sport rientra nella top 10 Wii? Allora, come qualità sicuramente no, come quantità di ore spese sicuramente sì. Indie Hardcore da shoppare, Hellpoint, PS, Nightshade, PS2. Non so di cosa tu stia parlando. Ma insomma, sta Series X è arrivata anche a te o no? Allora, se è arrivata, non me ne sono accorto, perché deve essere arrivato tipo un corriere che me l'ha lanciata in giardino. Ma nessuno mi ha contattato per dirti: oh Marco, guarda che ti arriva un Xbox a Macca. Quindi, francamente, temo non arriverà mai. Se qualcuno sta seguendolo questa live e ha intenzione, qualcuno che lavora in Microsoft, ha intenzione di farmela recapitare a casa, ma guarda, non mi offendo assolutamente, ti metto anche un banner. Tiè, prima imparo come mettere... Esatto, vedi? Prima imparo come... Chi era qua? Dave... tra l'altro mi sono fermato in mezzo alla strada, dal colpo. Dave Maverick. È un'ottima maniera per farmi uccidere. Prima imparo come mettere un banner nelle live di Twitch. E attenzione, tra l'altro vi stupirò con meravigliosi effetti speciali, perché grazie a Gaetano, che mi ha creato un'animazione veramente figa, la prossima volta, probabilmente domani, che farò una live da casa, vedrete una specie di filmato in anteprima, prima che cominci la live. Quindi veramente sono diventato a livelli quasi di ninja. Last Guardian l'ho annacquato per essere le 10-15 ore, per non farsi rompere i coglioni per la durata. Uela, grazie Danilo, sei un pro Inception. Sono stata a parte sul discorso incongruenza ai videogiocatori, hai ragione, lo so, ma lo so perché sono io il primo ad essere videogiocatore, ad essere poco coerente nelle mie scelte e in ciò che mi prometto di fare o non fare, ecco. Sono appena arrivato. Argomento di oggi. Beh, dai, ragazzi, direi che è ora di... Quanto è? Sono grandi. Figa, un quarto d'ora. Mi vola via il tempo. Ostia! Bel colpo. È il Sumo 96. Hai fatto proprio bene. Ma sai perché? Perché in questo momento cominciamo a parlare dell'argomento. Ella! Ma anche lui, per esempio. Luke 1S 1975. Vai, sei più vecchio di me. Ci sta. Comincerei a parlare dell'argomento di oggi. Che a me in parte spiace, ma sostanzialmente non è vero, andare a parlare ancora dalle... Quella! Ma figa! Cioè, se le iscrizioni, tipo questa di Shock 91,
arrivano nel momento in cui comincio a parlare dell'argomento del giorno, direi che potrei partire subito, chiudere la live dopo 2 minuti e via, no? No, a parte gli scherzi. Stavo dicendo, mi spiace, ma in realtà non è vero, quindi non mi spiace, parlare ancora delle console next gen, però, ripeto, questo periodo è meraviglioso, perché ogni giorno, nel bene e nel male, escono notizie che, per cui, se avessi il tempo e fossimo indietro di 10 anni, avrei materiale ogni giorno a far l'angolo per il blog. Oggi mi ritrovo meglio a fare queste live, anche perché, ragazzi, mi piace un casino vedere le vostre reazioni a ciò che dico, comunque, cioè, più che le reazioni a ciò che dico, direi proprio l'interazione e le vostre opinioni in merito, no? Meraviglioso. La notizia di oggi, cioè l'argomento di oggi riguarda una... non so neanche dirvi se fosse una vera e propria notizia, però... perché non mi ricordo... No, ma l'avevo letta su un gruppo di Telegram, non ricordo quale. Cosa succede? Che, come da titolo, sapete benissimo che 664 non è il numero della bestia, ma il 664 è... Guardiamo, il primo che lo dice qua nella chat vince un premio meraviglioso. Guardiamo, aspetta. 664 giga disponibili su PS5. Un plauso a Dark Jubio, come cazzo ti chiami, bravissimo. 664 giga disponibili degli 825 totali del disco fisso di PS5, no? Bene. Traiamone qualche conclusione. I giga sono pochi. No, premessa. Premessa da parte di Marco Farina. Intanto là c'è un asino che sta... Vabbè. Lasciamo. Non capisco se sia un asino o uno accovacciato che sta cagando. Vabbè. Il fatto è questo, no? Premessa da parte di Marco Farina. Ciao Alessio. Scusate un attimo, per me aspetta, vi faccio vedere l'asino, ma credo che sia una persona covacciata che sta cagando. È un gnomo armato di ascia. La premessa da parte di Marco Farina qual è? Che come sempre, no, preferisco camminare, mi sta sul cazzo a fermarmi. Dello spazio libero su una console, sul disco fisso di una console, me ne fotte fino a un certo punto. Perché? Perché sono sempre stato, e molto probabilmente sarò, un giocatore da un gioco alla volta. Non mi piace spiluccare, ci ho provato con il Game Pass e ve ne parlerò in una prossima live, probabilmente questa settimana. Ma non... diciamo che non mi piace saltare di palo in frasca, no? Quindi comincio un gioco... Lo gioco, lo finisco o lo abbandono, cancello e ne passo a uno successivo. Quindi questo limite dei 600 giga, 664 giga, me ne fotti fino a un certo punto, no? Però c'è chi non è come me, anzi la maggior parte dei videogiocatori non è come me, soprattutto coloro che giocano in party, giocano in squadra con gli amici, eccetera, quindi hanno diversi giochi da dover andare a riprendere di volta in volta, di giorno in giorno. La sera c'è la partita COD, la sera c'è la partita PES, la sera c'è la partita al gioco che vuoi giocare per i cazzi tuoi. Quindi questa dimensione comincia a essere veramente ridicola, se vogliamo vedere. Soprattutto se poi parliamo di Sony, che mi presenta al lancio la doppia possibilità di acquistare anche una console esclusivamente in formato digitale, quindi senza lettore, senza diciamo il supporto, l'appoggio di utilizzare i giochi su disco fisso. E quindi nel giro di breve cosa succede? Che ti ritrovi il disco pieno e sei obbligato o a fare un gioco di cancella, scarica, reinstalla, eccetera, oppure sei obbligato a comprarti un disco fisso a parte più capiente o un disco fisso in più. Insomma, devi un po' venire a... Cioè,
devi contrastare un po' questa limitazione iniziale, che per una console del 2020 è piuttosto grave. Quindi la mia domanda innanzitutto che rivolgo a voi adesso, ecco, adesso mi sarei dovuto fermare, Cristo morto in croce, perché torno indietro, voilà. Perché naturalmente voglio capire da voi innanzitutto che tipo di videogiocatori siete, secondariamente se reputate questa limitazione effettivamente una limitazione, oppure non ve ne frega un cazzo come nel mio caso, oppure infine se come dire, siete già consci del fatto di dover spendere ulteriormente per acquistare delle componenti hardware, in questo caso disco fisso, più capienti o comunque in più. Allora, Marco, sei al Mugello? No, non sono al Mugello, tranquillo. Io faccio un utilizzo molto simile al tuo, grazie, aspetta, grazie a Social Power. Bel colpo, hai fatto bene. E credo che questa tua iscrizione stia ad indicare che anche tu sia un giocatore da un gioco alla volta. Confermamelo. No, devo fermarmi perché non vedo un cazzo, c'è troppo sole. Io sono bene o male come te. Ecco, figa, ne vedo già parecchi che scrivono sta cosa. Francamente non credevo che come dire, la concentrazione di persone che gioca, la percentuale più che la concentrazione di persone che giochi un titolo alla volta fosse così alta. Quindi cambio il pre-order da PS5 Series X. No, non sto dicendo questo. Cazzo c'entra? Con la fibra 1000 me ne sbatto. Sì e no, te ne sbatti, perché io non ho la fibra 1000, ho comunque la fibra abbastanza interessante, e seppur sia veloce lo scaricamento, il download dei giochi, non posso comunque definire questo processo come comodo, ecco. Poi c'era anche un'altra cosa che volevo dirvi. Ah, naturalmente, noi poi stiamo parlando di PS5 che teoricamente dovrebbe avere anche dei giochi decisamente più pesanti, più corposi rispetto alla 4, rispetto alla generazione precedente, e quindi ciò significa innanzitutto tempi di download più prolungati, secondariamente anche meno giochi immagazzinabili su questi 664 giga. Su PS5 sarà un problema solo parzialmente, se Series X non sarà un problema. Perché tendo a giocare a scaricare i giochi in massa col pass. Su Xbox faccio un gioco alla volta, su Switch spilucco un po'. Oh, cazzo! Grazie a Pollissimo. Se tengo più giochi installati, magari alterno un gioco con gameplay ricco come RPG. Ciao Vegatron, eccetera, ci sta. Uno dei giochi più giocati è COD, che al momento occupa un sacco di giga. Esatto. Ciao Farenz, anche io gioco un gioco alla volta. Figo, ma siete veramente tanti che... Esattamente, minimo i giochi peseranno il doppio. Oddio, io adesso Alessio non so dirti se peseranno il doppio o comunque quanto peseranno, però do per scontato che peseranno quantomeno di più. Quindi già adesso siamo a un quantitativo di giga, direi non indifferente. Domani mi viene il dubbio, ma con un gioco in 4K, comunque con un gioco esclusivo PS5, diciamo, quanti giochi ci possono stare sul disco fisso? 4? 5 al massimo, anzi forse neanche 5. Farenz, quanta figa ganci, vabbè. Anche io gioco un gioco alla volta e poi li elimino, io tengo, ma figa, ma veramente, no, adesso ragazzi, ok, vedo che in molti dite uno o due giochi alla volta, non di più, eccetera. Vorrei capire se però ci fosse qualcuno che invece si proclami insoddisfatto da questa situazione. Sony ha praticamente ucciso la PS5 Digital prima del lancio. Ucciso no, però secondo me questa è una problematica non da poco. Dico 4 per rimanere di manica larga, sono d'accordo Alessio. Io spilucco. Come fai a spiluccare? Pensi che col tempo il problema della memoria farà passare sempre più gente a Stadia?
o simili cloud gaming, no, non credo che questa limitazione dalla PS5, dal disco fisso della PS5 possa far decidere di passare a Stadia. Però magari uno può dire, figa, ma sai che quasi quasi non compro la PS5 al lancio, aspetto una versione mid-gen con questa... esatto, che magari, grazie Squiddy, il coffee dopo lo bevo, e magari aspetto appunto una versione mid-gen che quasi sicuramente avrà un disco fisso più capiente. Più capiente, però, che cazzo vuol dire? 2 giga al massimo, 2 tera al massimo. Aumentare il prezzo di 50 euro e mettere un SSD da 2 tera. Tra l'altro, già che siamo qui a parlare di prezzi, prezzi e non prezzi, interrompo un attimo la questione capienza SSD, perché sinceramente mi aspettavo una risposta da voi diversa, invece evidentemente... Bene, grazie a Cir, grazie a Svetkranz, ma boh, grazie comunque. Vi chiedo, non so se avete letto la notizia qualche giorno fa, di Pachter, non so come lo chiamate, l'ho sempre chiamato Pachter, scusate, che dice, secondo me Sony non ha fatto una bella figura, perché vendendo le due versioni a 499 e a 399 fa passare il concetto che il disco fisso costi, il lettore di dischi costi 100 euro, ma così non è. Quindi, e credo che lo sappiano tutti, che non è possibile che un lettore costi 100 euro, un lettore interno di una console costi così tanto. Quindi la figura di merda è piuttosto barbina, secondo lui. Secondo voi? La memoria? Io aspetterei una mid-gen. Mi rompi le tibie. Vabbè. Condivido. Secondo me Sony, per mantenere i prezzi bassi, avrà optato per... Ostie! Ecco, vedete, merda, mi dovete dire come cazzo si fa a scrivere nella chat per rallentarla un attimo quando sono da porco Diaz, figa, che cazzo era, un elicottero, quando sono da cellulare, perché non ce la faccio. Io l'ho sempre ritenuto un coglione. Allora, un coglione sì, ma perché? Perché il 99% delle sue affermazioni si rivelano infondato, comunque dalle stronzate. Però è ovvio che se io dico una cazzata e... cioè, io dico una cosa, si rivela una cazzata, faccio la figura del coglione. Se io dico 100 cose, di cui 90 si rivelano infondate, divento l'idolo delle folle perché 10 ci ho azzeccato. È una questione di probabilità, in sostanza. Farenz cresce... La tua figlia suona di figa e bestemmi. No, sta dormendo, di solito non parla. Secondo me Sony, per mantenere i prezzi bassi, avrà optato per 850 giga. I giga e SSD costano tantissimo, soprattutto non è questo il punto. Attenzione. I 100 euro sono, come dici tu, per disincentivare i giochi usati. Sì. Diciamo non tanto i 100 euro quanto la versione digitale. L'unico scopo è quello. Spingere il digitale per combattere gli usati. Ci hanno sempre provato negli ultimi 15 anni, con riuscendoci più o meno, ma come loro anche gli altri. Ma mi chiedo, ha più senso una politica di questo tipo, cioè precludere sulla una versione della console? No, non è vero, perché non è che precludi la possibilità, perché la console con il lettore c'è. Però per incentivare il digitale, non avrebbe più senso forse creare più promozioni? Cioè, io sarei anche disposto a comprare la versione solo digitale, però mi aspetterei che innanzitutto il prezzo iniziale di un gioco al day one sia inferiore, cosa che raramente lo è a mia memoria. Secondariamente, se tu mi dici, guarda che ogni mese prendo 10 titoli e te li sconto del 30%, è figa, cominciamo a pensarci, perché allora sul lungo termine i 100 euro che vado a spendere in più per il lettore vengono ammortizzati sicuramente. Ma perché nella 4 hanno fatto uno spot per l'usato e adesso
cercano di segarlo, non è che hanno fatto uno spot per l'usato, hanno fatto uno spot esclusivamente per perculare Microsoft, che inizialmente aveva proposto una console senza la possibilità di scambiarsi i giochi o comunque di utilizzarli usati. Quello era l'unico scopo, perché hanno rimarcato il loro essere avanti non solo per una console che costava 100 bombe in meno al lancio, ma che consentiva, che consentisse anche di fare ciò che inizialmente Microsoft aveva vietato. Quando uscì, figa, un gioco nuovo costerà 80 euro e saranno 480 al lancio? Che senso ha poi prendere tanti, poi prendere quella col disco poi? Sono conti un po' della minchia. Ma di tra l'altro mi è sembrato di aver visto che tipo Watch Dogs per PS5 costa 70 euro, 72 forse, come è sempre stato. Secondo me doveva costare 50 euro in più e non 100. Per esempio, non puoi spingere il digitale se il disco dopo 2 mesi mi costa di meno. Bravo, chi è? Alessio, vedi? Vedi che è giusto che tu sia moderatore. Perché dici cose giuste, dici cose sacrosante. Il problema del digitale, a meno che tu non ti rivolga... Cioè, esempio stupido. Io da tempo vorrei comprare... come si chiama? Aspetta. Vedete l'abitudine? L'ho buttata per terra, ma l'ho riraccolta perché non sono un maleducato. È da tempo che vorrei comprare, perché me ne hanno parlato tutti abbastanza bene, Star Wars Jedi, come cazzo si chiama, non me lo ricordo, che è uscito già da un po', no? Benissimo. Cosa succede? Che in digitale a prezzi assurdi sullo store della Microsoft, a livello di siti di chiavi così c'è uno sconto non male, ma la versione su disco costa ancora meno. E io personalmente, ora come ora, comprerei la versione digitale perché mi trovo meglio sull'Xbox, non me ne frega più un cazzo praticamente di avere il gioco fisico da collezionare. Però a tutti quanti precludi la possibilità di poterlo dar dentro da GameStop o Media World o qualsiasi catena che accetti gli usati. Aspetta, tac. Appunto, anzi, aspetta, facciamo una roba furba. Sony vuol fare la Apple dei videogiochi e vendere hard disk esterni proprietari a prezzi elevati. Sì, ci saremmo arrivati a parlarne, perché qua è normale che sia ed è giusto che sia così. Vai a spingere sugli utenti ignoranti, passatemi il termine. Nel momento in cui una console diventa upgradabile, cioè prendiamo proprio PS5, ma come esempio, ma sicuramente succederà anche con Xbox, eccetera, cosa succederà? Che usciranno, magari li hanno già annunciati, non ho idea, usciranno dei dischi fissi marchiati PlayStation 5 che verranno commercializzati come fatti apposta per PS5 e costeranno un fottio. Quando stringi andrà bene qualsiasi tipo di SSD o quasi, che costerà sicuramente meno. È come quando, prendete il paragone un po' azzardato, come quando ai tempi della PS1, PS2 esistevano le memory card della Sony ufficiali marchiati PlayStation, che costavano 2 volte se non 3, quelle lì erano robe compatibili di terze parti ma che funzionavano bene uguale. Qua anche, cioè, io non sono obbligato a prendere un disco fisso PS5 nel momento in cui posso prendere un SSD Samsung qualsiasi, eccetera, no? Ha già l'espressione proprietaria stile cartuccia di memoria, esatto, quello che dicevo, no? Eccoci! Ecco, sì, Ciao Lisa, ciao. Tutto bene?
Bene. Ieri la Erika poi ti ha chiamato, vero? No, mi ha messaggiato. Sì, ti ha messaggiato. Sì, 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 sì. Gli ho detto, secondo me Matteo è la persona giusta. Non credo se riesco a fare oggi il preventivo che aspettavo, perché siamo... Vabbè, immaginavo. Però comunque... In settimana ce la fa. In settimana fanno tutto. Benissimo, ok. Ciao, buona domenica. Ehi, cazzi vostri, pezzi di merda. Anche fa le dirette. Ecco, mi avrà fatto passare per coglione, benissimo. Va che influencer, sei una mia compagna di classe alle medie, tra l'altro. Vabbè. Che cazzo vi ridete, imbecilli? Siete un popolo di imbecilli. Potevi presentarcela, fatti i cazzi tuoi, pettegola. Figa il Farenz, che zocco. No, davvero. Siete una marea di debosciati. Benissimo. Preventivo per la PS5? No, preventivo per i cazzi nostri, va bene. Popolo imbecilloide, puoi dirmi che sono la persona giusta. Vabbè. Io lo sapevo che prima... No, non era la Valentina. Io sapevo che prima o poi, durante queste live, avrei beccato qualcuno che mi ferma. Non un fan, come in questo... Cioè, non un fan, punto, come in questo caso. Vabbè, passiamo oltre. Farenza tra le fighe, sì, vabbè. Ma andiamo avanti. Che voci sexy aveva, buon gustario. Una mia amica, appunto, una mia compagna di classe delle medie, tra l'altro, non so se vedete, questa è la mia scuola media. Guarda la combinazione. Vabbè, sono sudato, teste di cazzo. Mi avete fatto fare una figura di merda, perché io ero lì che parlavo e sentivo 600 persone connesse che mi pigliavano per il culo, va bene, anzi 700, benissimo. Aneddoto time, sì, no, ha partorito due o tre giorni fa, infatti era, mi sa, in giro una delle prime volte con passeggino e tutto. Non è Elisa, è Elisa, vabbè, comunque, andiamo avanti. Madonna, figa, sono fradicio, ecco. Nella voce... Sembrava gnagna, sì, abbastanza. Comunque, saluta anche Matteo, che è suo marito, quindi... Non ti pigliamo per il culo, ci facciamo solo i cazzi tuoi, lo so che siete dei paraculi. Nuovo personaggio della Lore. Allora, ecco, questa cosa mi ha destabilizzato, vedete? Adesso come faccio a riprendere l'argomento? Puttana, che caldo, adesso... Aspetta che tiro via la cuffia, mia figlia, che... Crack, boh. Se partiva il walk, ecco. Scusa, Ciaccia, tieni. Toh. Le. A posto. Ok, dicevamo. Vabbè, l'argomento è franato per colpa di un incontro casuale, tipo un RPG, e per colpa vostra che siete delle persone becere proprio. Comunque, ti abbiamo stannato. Elisa prenderà PS5. Elisa e Matteo, cosa pensano dell'SSD di PS5? Ma guarda che... Ma si può fare una cosa... Cioè, a parte il fatto che voi, prima di tutto, dovreste riconoscere la professionalità, la mia professionalità nell'andare in giro, fare queste live, parlarvi di PS5, dei problemi del mercato di oggi, e nonostante questo incontro casuale io faccio andare avanti la diretta ugualmente, no? Infatti anche lei ha chiuso la svelta per lasciarmi per proseguire questa conferenza, no? Però dopo viene tutto vanificato per colpa vostra, no. Dai, adesso basta, cambiamo argomento, comunque vediamo di superare questo impasse. Quanto ti sia, ma non è che sono arrossito perché ho beccato l'Elisa, è perché intanto che la salutavo, voi teste di cazzo, perché non siete altro che delle teste di cazzo, facevate i cazzi miei, benissimo. Anzi, a dire la verità, però questa cosa del cellulare tenuto in mano così, no, potrebbe tranquillamente essere un deterrente nel caso in cui incontrassi una persona che mi sta sui coglioni, guarda, devo andare. Sul giornale di Cremona si segnala un pazzo che va in giro di notte parlando da solo. Vabbè, io credo comunque che nelle live con i vampiri, dalle 5 di mattina, tra l'altro domani dovrebbe essere una buona giornata, quindi ci sarò,
cioè il fatto che io parli con il cellulare davanti al giorno d'oggi potrebbe anche essere tranquillamente una videochiamata alla mamma o robe così, no? Meglio vedere su eBay che per mutare. Voglio vendere su eBay che per mutare ci me. Vabbè, ho capito, gente in live, non rompere, pussa via. Esatto. Comunque puoi mettere il muto. Sì, che cazzo faccio? Sono qua. Oh, ciao Elisa. Scusa, devo mettere in muto una conferenza di 700 persone. Ciao, ma anche voi. Così sapremo che ti sta sul cazzo. Non alle 5. Una videochiamata alla mamma alle 5 di mattino. No, vabbè, ma alle 5 di mattina non è un problema, perché, come sapete, come sanno i vampiri che sono qua presenti, le uniche persone che incontro sono gli operatori ecologici, no? Anzi, che in genere sono sulle loro camionette, quindi non becco mai nessuno se non la tizia che si accende la sigaretta intanto che ci incrociamo. La famosa Elisa di Per Elisa. Vabbè. Secondo te quanti come me compreranno la PS5 con il disco per usufruire della possibilità di guardare Blu-ray in 4K? Nessuno. Vabbè, a parte gli scherzi. Tu sei una mosca bianca. Perché io almeno parlo per esperienza personale, non ho mai comprato un Blu-ray 4K, anche perché non ho un televisore 4K, ma chi conosco con televisione 4K non ne ha mai comprato uno. Ma perché ormai, a parte i costi che vabbè sono esorbitanti secondo me per il tipo di bene che uno va ad acquistare, ma poi con tutte le varie piattaforme di streaming, che adesso non fatevi le seghe sul fatto che per quanto Netflix sia in 4K è comunque compresso rispetto a un Blu-ray, cosa verissima, per carità di Dio, però vienimelo a raccontare quando c'hai 40-45 anni e hai gli occhiali per vedere la televisione, quindi per quanto sia più pulita l'immagine, te comunque ha degli occhi che hanno 45 anni, quindi non rompere i coglioni, e va benissimo Netflix in 4K. Io ho un TV 4K, ma non ho mai acquistato un Blu-ray. Esatto. Per cambiare discorso, com'è il tuo rapporto con i videogiochi di Star Wars? L'ultimo che è uscito, Jedi Fallen Order, l'hai giocato? Tu sei un maledetto perché ti sei connesso adesso, visto che ne ho parlato proprio un quarto d'ora fa. Comunque no, non ancora. Sono uno stronzo da Blu-ray anch'io, ma lo faccio solo per i film che mi sono piaciuti moltissimo. Allora, vi dico la verità. No, calma. Il Blu-ray 4K io non l'ho mai comprato, ripeto, perché non ho il televisore in 4K. Di Blu-ray, di film, ne ho comprati pochi. Tipo, anch'io, come dicevi tu, non mi ricordo chi tu sia, comunque ne ho comprati pochi perché volevo avere anche in Blu-ray, dopo aver avuto la videocassetta, il DVD, eccetera, di quei film che reputo fondamentali per la mia crescita. Uno pensa a film di culto, film documentari, film seri, e invece l'ultimo Blu-ray che ho comprato è stato il cofanetto di Rocky Balboa. Cioè, quindi, giusto per darmi un metro di paragone rispetto alla mia cultura cinematografica, no? E cultura in generale. Comunque, tutti i Blu-ray che ho comprato li ho comprati assolutamente senza senso, perché non ne ho mai guardato uno in Blu-ray. Mai. Ho sempre cioè, a parte il fatto che per esempio i Rocky li fanno almeno 3 volte l'anno, quindi li riguardo in televisione con pubblicità e tutto, perché mi fa ritornare agli anni 80 quando c'era la pubblicità che interrompeva un film, però eventualmente sono anche film, Dio, adesso magari non so Rocky, però sono quasi tutti film, sono recuperabili su Netflix, Amazon Prime, eccetera, quindi anche lì mi interessa fino a un certo punto. Avere il Blu-ray dei Ghostbusters ce l'ho, Indiana Jones non ce l'ho, è un must, come avere lo giusto. Ma Tabots Simulator 4K direi che non lo giocherei, ecco. Meglio Nutella o nocciolata Rigoni? Non ho mai mangiata la nocciolata Rigoni, l'unica crema spalmabile alle nocciole similare alla Nutella è la crema Novi, che è molto buona, è abbastanza diversa rispetto alla Nutella, ma fottutamente cara, quindi preferisco andare di Nutella e una volta ogni tanto comprare la crema Novi.
Ora, grazie a Twitch, potrei prendermi delle bancalate di Cremanovi. No, non è vero. Mani di fatto in Blu-ray. È figa Cremona. Cazzo vuol dire? Prova quella della Lind. È buonissima. La Novi è pazzesca. Farenz de Cremonese Staglia. Becille. Big Man in un Twitch. Nocciolata. Ma dove vai che sei sempre in giro? Non ho una meta fissa. Alla mattina mi muovo, faccio le live alle 5:15, 5:20, perché accompagnano la mia camminata mattutina per scaricare un po' la tensione della notte accumulata. La domenica e il sabato alla mattina porto in giro qua la belva, che deve recuperare il non aver dormito di notte. Mamma, 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 la crema Novi la tiri fuori quando hai ospiti in casa? No. Perché, e sono sicuro che in molti di voi saranno come me di questa concezione, che nel momento in cui hai in casa, prendiamo l'esempio proprio della nocciolata Novi, della crema spalmabile Novi, che tra l'altro potrei dire anche un placement, se non aveste tirato fuori voi l'argomento, però il signor Novi, se mi vuole fornire di soldi per poter parlare bene della propria crema spalmabile, sono ben disposto a farlo. Il problema è che l'ho già fatto e non ho ricevuto un cazzo. Comunque, il problema è che quando hai qualcosa di caro, di costoso in casa, tipo appunto la crema della Novi, mi girano anche i coglioni a offrirla agli ospiti perché me la mangiano, cioè, quindi preferisco tenermela per me e allora do magari quella della Lidl. Per gli ospiti solo prodotti dal discount. Il gentilissimo signor No. Tutti amanti dell'olio di palma qua. Guarda. Allora, e qua potrebbe nascere un argomento non previsto. L'olio di palma mi dicono che faccia male. Bene. Però è anche vero che lo dicono a una persona che 10 minuti fa si è appena spenta una sigaretta. Quindi se devo morire lo farò probabilmente per le sigarette, aspetta che mi tocchi i coglioni, e non per l'olio di palma. Ok? Se dovessi... Vivo in una città che fino a pochi anni fa aveva una raffineria in linea d'aria da qui a 500 metri, quindi potete immaginare che l'aria di Cremona non è che sia proprio così salubre, direi, quindi... stai là, stai appoggiata, stai su! Brava. Quindi direi che l'olio di palma non mi spaventi più di tanto, ecco. Quindi la pasta al pesto, il luogo dove inciampi sempre. Cremona is the new Chernobyl. No, non è la new Chernobyl, però effettivamente la raffineria di Cremona ha fatto dei bei danni insieme all'acciaieria, che è tuttora in vita, e per fortuna che è in vita, perché sfama buona parte delle famiglie cremonesi. Dovremmo viverla di più Cremona. Beh, come? Che bello che sei che ti incazzi subito. Questo è un commento di Don Burro su YouTube, che mi è arrivata una notifica adesso. Ma non capisco come funzionino le notifiche di YouTube e i commenti, perché io le ho disattivate, anche perché potete immaginare che sennò avrei il cellulare sempre plin 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 plin. Però ogni tanto qualcuno salta fuori. Vabbè, se ti porto la crema al pistacchio, mi offri la crema Novi, potrei farlo. C'è ancora nella Nutella e dell'olio di palma. C'è molta più attenzione su PS5, ma ti chiedo, visto l'acquisizione di PS5, chiedo se a questo punto potresti dare precedenza alla Series X piuttosto che alla PS5. Amico mio, scusami, non ho letto il nick, anzi lo leggo, Dart 1989, non ti nascondo che mi sta balenando in testa questa idea in maniera preponderante. Farenz, passa in via degli stronzi oscuri come i vecchi tempi, quando facevi le live nei vecchi tempi. Cazzo, l'ho fatta l'altro ieri. No, giovedì è stato l'ultimo giorno. Comunque domani mattina ci passo di sicuro. Arvedi andrebbe chiusa, seduta stante. Frega cazzi alla gente che ci lavora dentro. Ecco, questa è una stronzata. Evidentemente non hai un padre o tu non lavori da Arvedi. Per il pesto ci morerei volentieri. Sei il passato, sei ormai calvo, non diventi più simpatico quando parti, sei monotono, hai capito. Wow, fustacchione, sei simpatico. E dal tuo commento non me ne frega un cazzo. Visto che siamo in tema cibo, amatriciano carbonara. Carbonara. Elisa preferisce... Amò. Svapamelo.
Secondo te il pesto Barilla fa schifo? No, assolutamente. Il pesto Barilla fa schifo quello nella versione senza aglio. Quella nella versione classica mi piace. Quell'etere era Matteo. Le ultime novità su PS5 mi stanno preoccupando. Lo so, infatti, come da titolo, ho parlato con voi di una di queste novità. Pandoro Panettone, Panettone. Piatto tipico di Cremone, Marubini in brodo, il cotechino. Il torrone, naturalmente. Farenz un giorno ci porti a vedere la raffineria in live. No, perché è chiusa. Il pesto è solo quello di Pra. Vabbè. Vegadrone, questa è stata l'ultima volta che ho... che hai preso dell'usato. Sai che non me lo ricordo, sinceramente. Forse è stato... a metà... no, all'inizio del 2019, quando sono andato al GameStop per fare due chiacchiere con Davide, il ragazzo che ci lavora e con cui mi sento abbastanza spesso. Ho dato una spulciata agli usati di Switch e ho trovato e portato a casa Diablo 3, che non avevo mai giocato prima e a cui volevo dargli una chance proprio su Switch, e Dead Cells, che avevo già giocato con la versione digitale per 2000 ore e che ho detto voglio avere il fisico anche di Dead Cells, inteso non come struttura muscolare, ecco. Ma per il video che avevi fatto, dice il Poz, avevi usato Nutella o la nobile cioccolata? No, la Nutella. La versione con aglio dal pesto? Dimmi, cosa c'è? Hai visto che c'è la colomba? Farenz, se vieni a Genova ti faccio trovare un bel barattolo di pesto buono. Ti ringrazio, però ho mia zia di Genova che spesso mi rifornisce di pesto fatto da lei, che naturalmente, per quanto apprezzi il pesto Barilla, sempre se il signor Barilla è all'ascolto e mi vuole sponsorizzare qualcosa, anzi, sono io che sponsorizzo, è lui che mi deve dare qualche ghello, per quanto apprezzi il pesto Barilla, e il pesto di mia zia è più buono. Tra 10 minuti si vedranno degli youtuber con la PS5. Sì, ho letto questa cosa, vabbè, mi interessa fino a un certo punto, nel senso che cioè questi Enzon, scritto con la Z, mi interessano nel momento in cui vanno a risolvere alcuni miei cruci, tipo Fossetti, maledetto Fossetti, che l'altro giorno leccava la sua Xbox Series X. Se gli dovesse arrivare una PS5, fateglielo sapere. Ho bisogno di sapere io quanto cazzo farà bordello. Ma non che me l'accende e mi dice no, non fa bordello. No, figa, comincia a giocarci con un gioco incazzato. Così vediamo sotto sforzo quanto cazzo scaldi quella bestia. Tra l'altro ho visto, probabilmente proprio perché sono cominciato ad arrivare agli youtuber, alle testate, le PS5, ho visto una fotografia reale di PS5 di fronte a Xbox. Figa, la PS5 è enorme, enorme, ragazzi. Cioè, sembra ancora più grande a causa del fatto che di fianco all'Xbox, cioè, è terrificante. Almeno scopriremo se l'evento... Esatto. Farenz, quando compri un gioco provi le stesse sensazioni qualche anno fa o la gioia si è affievolito un poco? No, assolutamente. Fortunatamente le sensazioni sono le stesse. È innegabile però che con l'età e con la vita che faccio adesso, quindi con un po' meno tempo libero di prima, nel momento in cui salta fuori un aspetto negativo del videogioco che vado ad analizzare, a giocare, ovviamente, è più probabile che quell'aspetto negativo venga considerato in maniera decisamente più devastante rispetto ad anni fa, in cui magari potevo sorvolare, visto che avevo più tempo e potevo dire vabbè dai, anche se questo gioco è ripetitivo lo voglio portare a termine, per fare un esempio. Adesso in teoria resisto meno, ecco. Poi salta fuori Assassin's Creed Odyssey, che è la ripetitività fatta persona, però lo sto portando avanti lo stesso. Vabbè. Farenz, preferisci il Farenz passato o il Farenz presente? In che senso? Allora Xbox, vabbè. Sei diventato più selettivo, è normale. Sì,
selettivo, nel senso che giocando meno cerco di pestare meno merde possibili, in buona sostanza. Io sono sempre più verso l'aspettare la versione mid-gen della PS5, ci credo, anche perché se continua questa carenza di console disponibili, ancora un po' che aspetti, se la prenoti ce l'avrai a dicembre 2021 e dopo un anno o due esce già la versione migliore. Chiedi a Foss anche quanto pesa, che devo mettere delle puttane. La madonna adesso. Falenz, quale sarà il tuo regalo per Natale? Cazzo, lo devi chiedere a mia moglie. Dove hai visto la comparazione delle due console vicine tra loro? Non la trovo. È un'immagine che mi hanno passato su Telegram. Se vieni, magari la metto dopo sul gruppo dell'angolo di Farenz. La foto era un render. Il cazzo era un render. I render di qualche giorno fa li avevo visti, ma questa era vera. Infatti mi sono rotto il cazzo, ho preso prima Series S. Eccolo lì. Figa, la PS5 è grande come una giumenta gravida. Una casa nuova per PS5. Una casa nuova. Pareri su Hogwarts Legacy. Allora, quando c'è stata la conferenza 2 settimane fa della Sony, è stato sicuramente uno dei giochi che più mi ha colpito. Innanzitutto perché, a differenza vostra, che sicuramente eravate più aggiornati di me, a quanto pare o quanto volete far credere, io non sapevo di questo gioco in lavorazione. Quindi per me è stata completamente una sorpresa, come lo è stato Final Fantasy XVI, per dire che, nonostante dessi per scontato che un nuovo capitolo prima o poi sarebbe uscito, questo di Harry Potter proprio non lo sapevo. E benché non sia un amante di Harry Potter, nel senso che ho letto tutti i libri, poi ho visto tutti i film, ma per puro intrattenimento, non perché, ripeto, fossi un fan sfegatato, il gioco mi ha attirato parecchio. Sono curioso di capire come sarà il gameplay. Curioso? Non mi sarà meglio. Comunque sembra che la PS5 abbia solo 600 giga di spazio. Porco due e porca la nonna. Figa, secondo te su cosa riguarda il titolo di questa live? Ostia. Ma un remake di Crisis Core Final Fantasy VII? No, non lo rigiocherei, sinceramente. Harry Potter male dal mondo, addirittura. Hai mai giocato Isaac? Ottimo, l'hai scritto bene. No, però l'hai fatto apposta. Sì, l'ho giocato. All'epoca del PC, dell'uscita su PC originale, lo provai. Ci giocai qualche ora e capii che non era assolutamente il gioco adatto a me. Quando mi è capitato di trovarlo usato, due anni e mezzo fa, da GameStop, per caso, sempre quando ero lì e davo una spulciata, l'ho trovato usato per Switch e ho detto, ma sì, magari in portatile lo gioco volentieri. Ci ho giocato 30 o 40 ore e mi ha comunque fatto cagare. Perché, a parte il fatto che nel momento in cui gioco un gioco e non mi viene spiegato cosa sto facendo, o meglio, non mi viene spiegato tipo, dopo 30-40 ore mi ritrovavo delle icone, dei drop che non capivo che cazzo servissero. E nel momento in cui io stoppo un gioco e devo andare su Google a cercare che cazzo è quella cosa, il gioco per me ha perso. Perché a molti sicuramente piace l'idea di avere segreti dopo 30 ore di gioco, a me per un cazzo. Ciao, bello Harry Potter, mi confermate che non sarà online? Non credo, figa. Tolta la questione del tempo che manca, c'è qualche gioco multiplayer che avresti voluto provare? Ma gioco multiplayer intendi gioco solo multiplayer o gioco tipo un COD che puoi giocarti da solo? Beh, comunque su due piedi così non mi viene in mente nulla. Pizza alta o bassa? Allora, io la preferisco bassa. La pizza alta mi è capitato di mangiarla, mi piace, ma preferisco quella bassa. Sì, in generale direi bassa. Come i vecchi Final Fantasy, insomma, mi sto pisciando addosso, ragazzi. Qua tra poco vado a casa perché mi scappa. Sì che l'ho fatta anche prima di uscire. Questa è la vecchiezza, come dicevo prima.
Mai provato i Monster Hunter? No, mai. No, non è vero. Ho giocato quello che era uscito su Wii. Come cazzo si chiamava? Monster Hunter 3, forse? Boh, non me lo ricordo. Ma non è... Sapevo già che... Ah no, poi avevo giocato il primo uscito sulla PSP. Monster Hunter Freedom, forse? No, non me lo ricordo neanche il titolo. Comunque, ho sempre giocato con dei pregiudizi che poi si sono rivelati fondati, quindi l'ho abbandonato. Prostamol. Piscio in live come Ale. Lo farei se fossi in casa. Qua no. Non sono ancora a quei livelli. Ti piace Doom? Non l'ho ancora... Doom Eternal non l'ho ancora cominciato. L'ho scaricato, ma lo farò appena finirò Assassin's Creed, quindi verso Pasqua. Monster Hunter Freedom 2. No, forse era il primo. Hai preso Mario su Switch omonimo? Mario su Switch omonimo? Cazzo vuol dire? Farenz, quanto costa essere seguiti da te su Instagram? Che cazzo vuol dire? Cosa costa essere seguiti? Colpa dei diuretici per la pressione. Hai un Final Fantasy preferito? Pezzo di merda. Segui le mie live. Ne ho parlato giovedì, mi sembra, in live con voi. Mercoledì o giovedì, mi sembra giovedì. Questa serie di problemi legati a questo 5 non ti ricordano i problemi... Bravo! Bravo! Sì! Esatto! Ragazzi, io lo dico... Ne ho parlato ieri con un mio amico, tra l'altro. Sono sempre più convinto che questa generazione, PS5, Series X, sarà come PS3 362, la vendetta. Perché succederà esattamente quello che è successo in quell'epoca, ovvero che giocherò tutta la generazione su Xbox, tranne le esclusive che giocherò su PS5 e basta, la terrò praticamente spenta, se non per quei... Il problema è che con la PS3 sono uscite tante esclusive che mi interessavano tanto. Adesso, per dire, già un God of War 2 lo giocherò, ma lo giocherò perché non credo che le esclusive saranno più così tante, quindi anche per dare una ragione di vita alla PS5 giocherò a God of War 2. Dopo il disastro per me col primo, disastro nel senso di rapporto mio con God of War, con la nuova con il nuovo gameplay, ecco. Però ecco, secondo me sarà così. Ma solo io non lo vedo invecchiato, Farenz. Oh, grazie. Quindi ci dovremmo anche aspettare il Yellow Lad of Death. Mi tocco i coglioni, spero di no. È anche enorme. Sto soprammobile a 400. Devi parlare pure di Metal Gear in qualche live. Ne ho parlato ieri del fatto che non parlerò di Metal Gear in qualche live. Ciulia a destra manca, sì, esattamente. Qualsiasi cosa che respiri, io la scopo. Possiedi degli amiibo? Solo uno, giusto per dire, ho un amiibo. Con un amiibo vicino. Farenz, come mai hai questi occhiali da anziano burbero? A parte il fatto che non sono affatto da anziano burbero, cioè qualsiasi occhiale è da anziano, però d'altronde se voglio fare una live con voi ho anche bisogno di leggere i commenti e col tempo faccio un po' più fatica. Non ti stai prendendo niente riguardo i video su PS5? Immaginavo. Franz, non sono io. Come vedi Stadia nel mercato futuro? Molto male se non si decidono a fare qualcosa per poter far sì che... Scusate un attimo, guarda che ore sono. Minchia. Vado verso casa perché devo andare a recuperare mia moglie. Se non si decidono a migliorare la propria comunicazione e soprattutto la propria strategia di vendita, che ormai è superata nonostante questa piattaforma sfigata abbia meno di un anno. Ti mancano dei giochi che abbiano anche una coop locale divertente? Ma più che mancare i giochi, mi manca in generale la coop con amici, ecco. Però potete immaginare, o forse no, non potete immaginare perché non avete 38 anni. Farei mai una live con tua moglie? No. Ciao Farenz, lo farai? Caro Farenz, ti scrivo? Credo di sì. Il Moccia ha letteralmente tutti gli amiibo. Quando un giorno andrai a trovarlo sborrerai fortissimo. No, non credo proprio, anzi potrei cagarci sopra su tutti quegli amiibo, perché non è che non li compri per un motivo particolare, proprio mi fanno cagare.
non, salvo rare eccezioni, li reputo brutti da vedere proprio. Se ti manca la coppa, Cremona ce n'è una. No, la battuta non faceva ridere perché a Cremona ce ne sono ben tre. Comunque hai scritto vai sempre dritto e dove sono io effettivamente se vado dritto vado alla coppa. Bravo. Portali splendidamente. Portati splendidamente. Grazie. Urli un in live? No. Un dissing? Cioè sto parlando male degli amiibo, è un dissing. Cioè, avevo una mosca in fronte, mi sa. Da clippare e mandare a moccia. Fatelo. So che sei messo male a livello di tempo, ma i gameplay sarebbero davvero la svolta per il tuo canale Switch. Twitch. A parte il fatto che non è vero, perché non vedo perché una persona mi debba seguire intanto che gioco rispetto a parlare con voi direttamente di un titolo e su cui tra l'altro sono anche concentrato nel parlarvi, non nel giocare. Ma poi, visto che di canali di gameplay ce ne sono a frotte, preferisco farmi i cazzi miei e fare il canale che voglio io. Vale, dagli amiibo mi sono rotta il cazzo in fretta, non ha senso collezionarli. Beh, dipende, sì. Vado a fare colazione, figa che bella la domenica, buona continuazione, bell'uomo. Buona domenica anche a te. Cosa ne pensi del cambiamento di Baldur's Gate? Non ci ho mai giocato, quindi non so che, di che cambiamento tu stia parlando. Sì, brava, c'è un cane. Farenz meglio prostamo, lo per il secondo non l'ho neanche mai sentito. Ciao. Credi che Nintendo possa fare d'accordo con Game Pass, Stadia e Luna? No, non credo. Non credo Nintendo, ecco. È più probabile Sony. Tanto, peccato il fan. Ma, figura di merda. Farenz, che ne pensi dei Rhythm Games? Hanno fatto il loro tempo. Era Matteo, no, non lo era. Ragazzi, 2 minuti e poi vi saluto perché davvero devo dare... Anzi... cosa dice Stella? Non lo so, sta sbiascicando qualcosa. Comunque, allora, appuntamenti di questa settimana. Chiuderei la live così. Appuntamenti di questa settimana. Se riesco, vabbè, a parte le mattine che se non piove sono in giro, quindi mi trovate alle 5:15, 5:20 online. Appuntamenti di questa settimana. Domani dovrei riuscire a fare la live, domani pomeriggio alle 5:30. Argomento ancora da decidere. Martedì no, sicuramente, perché devo fare la spesa, devo andare a recuperare le bambine. Il martedì sapete che è un po' problematico, eccetera. Mercoledì, giovedì e venerdì dovrei esserci. Comunque vi invito a rimanere connessi ai miei social, che sono sostanzialmente Facebook e Twitter. Facebook la pagina dell'angolo e Twitter, vabbè, il mio account. Instagram mi sta abbastanza sul cazzo come social e ne capisco poco l'utilità. Ti facciamo un blitz a Cremona uno di questi giorni. Venite, cazzo. Più è trovarmi, però come vedete per strada mi trovano. Cosa dire? Vabbè, ci vediamo in live, io vi ringrazio anche oggi per essere stati... Prossima live col pannolone, mi raccomando. Vabbè. Ma hai giocato a Call of Juarez? Sì, dovresti saperlo perché almeno uno l'ho messo in top 10. E in flop 10, anzi, me lo ricordo, il 3 in flop 10, il 2 in top 10. No, non me lo ricordo il titolo. Farei una live su giochi dell'ultima generazione, quelli che ti hanno deluso, sorpreso, vedremo. Vabbè ragazzi, io vi saluto, vi auguro buon pranzo, buona domenica, noi ci vediamo in settimana. Ciao!